Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa puntata speciale della nostra trasmissione Una finestra sulla scienza dello spirito. Ciao da Stefania. Ciao da Paolo. E ciao da Maria Grazia. Allora, eccoci qua. Abbiamo cominciato con qualche minuto di ritardo perché purtroppo c'erano i soliti problemi tecnici che non mancano mai. Però ce l'abbiamo fatta e speriamo che vada tutto bene comunque per questa serata che abbiamo deciso di dedicare proprio in occasione della Pasqua e del Venerdì Santo, e abbiamo deciso appunto di fare questa trasmissione speciale perché noi di solito andiamo in onda il martedì pomeriggio alle 17, ma siccome appunto c'era questa ricorrenza e volevamo fare una trasmissione che fosse anche un momento di raccoglimento, di introspezione, di meditazione insieme a tutti i nostri ascoltatori e quindi abbiamo avuto l'idea di fare questa puntata speciale che abbiamo intitolato La stanza cosmica e la resurrezione e abbiamo cominciato con Lode all'inviolato di Franco Battiato, poi Maria Grazia se vorrà commenterà anche le parole bellissime di questa canzone e metteremo anche più musica questa sera, perché ci sarà già anticipo che ci sarà il Parsifal di Wagner, e poi ci sarà Mozart, ci sarà Mahler e ci sarà di nuovo anche Franco Battiato. E intanto saluto tutti gli ascoltatori che stanno già intervenendo nei commenti. Ciao a tutti voi. E prima di tutto, noi diamo una comunicazione per quanto riguarda la prossima settimana, altrimenti poi va a finire che ce lo scordiamo e quindi lo diciamo subito che martedì prossimo non andremo in onda, giusto, Maria Grazia? Sì, infatti, prendiamo un attimo di, diciamo, sospensione perché ne abbiamo bisogno, sia Adriano che io stessa. Quindi un momento di vacanza, diciamo, di vacanza, perché tra un po' faremo un altro trasloco. E E quindi quindi. ne avevamo bisogno. Eh sì. Allora, quindi entriamo direttamente nel clima, nell'atmosfera di questa serata, oppure se vuoi cominciare proprio da questa canzone che abbiamo messo all'inizio, Lode all'inviolato. Tra l'altro già il titolo che è particolare, perché dobbiamo sempre pensare che il nostro cuore, che è sede della forza cristica, da dove il Cristo, irradia, che diventerà il futuro organo dell'io, è sempre l'inviolato. Infatti è chiamato in sanscrito anatta, mai colpito. Quindi dobbiamo in qualche modo sentire all'interno di noi stessi questa forza cristica che scorre in noi, che è attiva nel nostro sangue, nell'eterizzazione del sangue che avviene proprio fra il nostro cuore e la testa e che proprio ci è stata data dal Cristo, che è l'inviolato. Quindi quando noi siamo collegati alla forza cristica, nessuna cosa ci può prendere. Ed io vorrei cominciare questa serata meditativa con una frase di Steiner, che è da Verso il mistero del Golgota, è tratta da Verso il mistero del Golgota. In principio è il ricordo, e il ricordo continua a vivere, e divino è il ricordo, e il ricordo è vita, e questa vita è l'io dell'uomo che scorre
nell'uomo stesso. Non lui solo, il Cristo in lui, quando egli si ricorda la vita divina. È nel suo ricordo il Cristo. E quale vita irraggiante nel ricordo risplenderà il Cristo in ogni tenebra del presente. Il Cristo rappresenta per noi la forza del ricordo, quindi la stanza cosmica dell'ultima cena. È una stanza in cui si realizza il mistero solare. E vorrei iniziare proprio dicendo dove si è svolta l'ultima cena. Proprio perché a questo momento straordinario, questa svolta dei tempi, ha partecipato attivamente la Terra. L'evento del Cristo, la resurrezione, ha trasformato completamente la Terra e l'umanità tutta. E c'è un bellissimo testo di Emil Bock, che è appunto Cesari e Profeti, dove a un certo punto viene descritto il territorio della Palestina. Questo territorio che è stato in qualche modo, possiamo dire, teatro di tutto quello che è accaduto, di questa situazione straordinaria, come mai. La Palestina. Già ne avevamo parlato riguardo al Natale, per la configurazione particolare che aveva la Palestina, dove appunto la Giudea rappresentava la parte del cranio umano, tanto appunto che il Cristo subisce la crocifissione nell'altura del Golgota, che significa teschio. E quindi la Giudea che rappresentava la testa, la Galilea che rappresentava le forze metaboliche, rappresentava la forza, le forze volitive, e la Samaria invece che rappresentava le forze del ritmo. Tutto questo, tutto quello che accade come appunto momento dell'ultima cena, la sala del cenacolo e poi la crocifissione, avviene tutto a Gerusalemme, nel luogo della Giudea. E nella Giudea c'erano appunto due monti, il monte di Sion che si levava verso occidente, separato da una gola profonda chiamata di Tefaron, mentre ad oriente c'era questa punta rocciosa del monte Morigia. E qui vengono rappresentate due polarità. Il monte di Sion è proprio la rappresentazione delle forze solari attive, mentre il monte Morigia invece era collegato all'aspetto quasi indurito, lunare, mentre il monte Sion, oltretutto, aveva rappresentato, al tempo d'Abramo anche, un punto importante di collegamenti con i misteri solari e ospitava proprio il santuario dove il re sublime, chiamato sacerdote solare Melchisedec, celebrava nelle sacre grotte appunto di questo monte. E lì è proprio da quel punto che Melchisedec esce, va verso Abramo che ha riportato una vittoria, e offre quindi il pane e il succo d'uva, che erano propri di
del mistero solare, della sacramentazione del mistero solare. Quindi era questa la condizione del mistero solare, di cui Melchisedec era il grande sacerdote, lì si realizzavano i misteri solari. Mentre abbiamo nel Monte Morigia tutt'altra condizione, lì dove troviamo invece l'elemento chiuso, l'elemento collegato al dogma, collegato alla legge, lì dove invece c'erano addirittura sacrifici cosiddetti cruenti, dove c'era una realtà non esoterica come quella del Monte Sion, ma ixoterica. E di fatto Davide, re Davide, decise di costruire il suo tempio proprio sul Monte Sion, che rappresentava questa forza solare ancora che ricordava la realtà paradisiaca, possiamo dire, dalla quale l'uomo era disceso, mentre il monte Morigia rappresentava tutt'altra cosa, rappresentava la perdita del paradiso, l'indurimento, la cristallizzazione. Ma la cosa importante è che queste due polarità, questi due monti, erano in realtà divisi da questa gola profonda del Tefaron. Questo si chiamava Tefaron, che poi in qualche modo ha pure una sua denominazione, perché Teos Faron, cioè lampada divina. Cosa rappresentano in realtà questi due monti? Rappresentano proprio la nostra configurazione cerebrale. Noi siamo dotati di un emisfero destro e di un emisfero sinistro. E fra i due corre proprio una scissura, corre una linea di separazione. E possiamo immaginare che nelle epoche precedenti, parliamo dell'epoca atlantidea nella prima fase, ancora la ghiandola pineale si esprimeva come il senso di questa scissura, di questa insenatura profonda che è Tefaron, che significa appunto lampada divina. Nel momento in cui sempre di più l'eterico entra, il corpo eterico entra sempre di più dentro il fisico e quindi questa lampada divina, che appunto la ghiandola pineale, si inserisce sempre di più nelle profondità, perde quindi la sua reale connotazione, perché era anche giusto che fosse così, arriva questa scissura. Ci sono questi due emisferi che si separano. Tutto quello che riguarda la Palestina riguarda in qualche modo anche la struttura dell'uomo. Noi non siamo mai abituati a collegare quello che avviene esternamente con quello che avviene dentro di noi. La morfologia della Palestina, possiamo proprio dire la sua geografia, si ripete in qualche modo all'interno di noi stessi, soprattutto la Giudea, che è la rappresentazione della testa, dove sappiamo che il Monte Sion può essere ancora la rappresentazione di un ricordo, di un elemento solare, di un collegamento proprio con il mondo spirituale. E questo, fra l'altro, è anche il dato di fatto della differenza dei nostri due emisferi, perché l'emisfero destro è proprio collegato a tutto quello che è la spazialità, il senso di unità, il senso della sintesi, il senso, possiamo dire, artistico. L'emisfero sinistro è invece collegato a tutto quello che è concettualità, quindi la capacità di realizzare dei concetti. Normalmente nei destrimani l'apparato della lingua, l'apparato del Broca, si trova nella parte sinistra, quindi collegato chiaramente all'analisi,
collegato al calcolo. Ecco, queste due realtà e questa scissura in mezzo, che a un certo punto il successore di Davide, il re Salomone, decise di coprire. Quindi ci fu questa copertura che fu fatta. Per cui questa profonda gola non si vide più, ma si rivelò pienamente nel momento in cui ci fu il terremoto, quando il Cristo, come Gesù di Nazareth, spirò. E quindi ci fu questo enorme terremoto che riaprì questa scissura, che in realtà non era stata coperta dall'opera umana, e quindi questa fenditura così grande andava fin sotto il Monte Calvario, fin sotto il Golgota, fin sotto la croce del Cristo, fino ad arrivare al suo sepolcro. E questa è una connotazione importante, perché vedremo come sia importante questo fattore, dovendo poi parlare della risurrezione e del fatto che la terra prenderà completamente all'interno di se stessa il corpo spiritualizzato del Cristo Gesù. Quindi è importante partire dal luogo dove si svolge tutta questa azione. Re Davide a un certo punto aveva dovuto abbandonare il Monte Sion, perché una notte in sogno arrivò l'angelo che gli disse che doveva costruire il tempio nell'altro monte, nel Monte Morigia. Molto tristemente Davide segue questo consiglio. E per lui fu come abbandonare una seconda volta, perdere una seconda volta il paradiso. Ma la tomba di Re Davide fu poi, si trovò poi nel Monte Sion. Il Monte Sion successivamente era stato come dimenticato, tutto questo passato era stato quasi dimenticato. Quando accadde che gli Essene ebbero in dotazione, dato che vivevano di lasciti che venivano dati dai fedeli, ebbero in dotazione un tempio e una sala particolare che sorgeva sopra la tomba di Re Davide, che è la famosa stanza del Cenacolo. Questo per dire dove si svolge tutto questo? Perché Melchisedec era il sacerdote, il grande sacerdote dei misteri solari, di El Elia. Ma il Cristo rappresenta proprio lo spirito solare, rappresenta proprio il Logos solare. E c'è un momento importante, il Giovedì Santo, in cui il Cristo dice ai suoi discepoli: appena entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso immolare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una sala grande e arredata. E lì. Allora, è caduto il collegamento con Maria Grazia. Purtroppo
Già prima dell'inizio della trasmissione c'era un problema suo di connessione. Vediamo se adesso riusciamo a recuperarla. Allora, no. Sul telefono, vi chiediamo scusa, ma come sanno anche i nostri ascoltatori fissi che ci seguono nella trasmissione che va in onda il martedì pomeriggio, spesso accadono queste interferenze. Quindi, allora, intanto mettiamo un brano di quelli che avevamo preparato. E vediamo se riusciamo nel frattempo a ripristinare il collegamento con Maria Grazia. Allora, dunque, mettiamo a questo punto possiamo mettere il Parsifal, il preludio del Parsifal di Wagner, visto che è anche abbastanza lungo, quindi nel frattempo spero che riusciremo appunto a ripristinare il collegamento e poi dopo Maria Grazia continuerà con quello che stava dicendo e poi ci spiegherà anche perché ha scelto il Parsifal di Wagner e poi parleremo anche di questo. Allora, intanto mandiamo questo brano e ci risentiamo fra pochi minuti. Allora, eccoci di nuovo qua, dopo il preludio del Parsifal di Wagner, bellissimo. Infatti, Fiorenza, ad esempio, dice: questa musica è come se dicesse gloria a Dio nell'alto dei cieli. Sì, esattamente, Fiorenza. E nel frattempo abbiamo finalmente ripristinato la comunicazione con Maria Grazia. Adesso speriamo che vada tutto bene d'ora in poi, vediamo insomma come va. Questa sera, come accade spesso quando si trattano argomenti delicati, ci sono delle interferenze, però cerchiamo di superarle e di andare avanti. Adesso si dovrebbe sentire Maria Grazia, ecco qua. Sì, volevo ripetere probabilmente quella frase che Sì. chiaramente è del Esatto, Vangelo stessa. di Luca, dove appunto il Cristo dice ai suoi discepoli: appena entrate in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mollare la Pasqua con i miei discepoli? Infatti qua in Luca c'è scritto immolare la Pasqua, perché l'errore che a volte hanno fatto alcuni traduttori è che invece di scrivere immolare la Pasqua, hanno scritto invece macellare l'agnello. Qui non si tratta assolutamente di un rito di questo genere. Dobbiamo pensare appunto che l'immolare la Pasqua era proprio il rito antico della sacralizzazione del pane e del succo d'uva. Quindi era un rito sacro, dove non c'entrava assolutamente la macellazione dell'agnello. E gli Esseni avevano messo No, si sente molto male. Se puoi, Maria Grazia, se puoi cambiare connessione, se chiedi ad Adriano se può mettere, non so, se può mettere l'hotspot o qualcosa del genere per cambiare connessione, perché anche gli ascoltatori dicono che infatti ti si sente con una voce disturbata, insomma.
Adesso vedo tutto stabile. Proviamo ad andare avanti. Io Proviamo. chiederei ai nostri ascoltatori di concentrarsi e di mandarci dell'energia positiva in modo che riusciamo a contrastare tutte queste difficoltà. Ma lo so che lo state già facendo naturalmente e insomma cercate di supportarci e quindi insomma speriamo che adesso vada tutto bene. Sì, Bene, stavo vai dicendo Maria Grazia. che chiaramente essendo tutto questo sta avvenendo sotto l'influenza del perendunio, perché appunto la Pasqua cade proprio nella prima domenica dopo il plenilunio dell'Ariete e fra l'altro la stessa cosa doveva accadere proprio del 2019. E se vi ricordate, il Bergoglio invece lo fece cadere un mese dopo, quindi c'è stata una grande mancanza perché non è stata veramente celebrata la Pasqua nel momento giusto che sarebbe stato proprio a marzo. Quindi, perché aveva detto che il plenilunio cadeva di sabato, come cade di sabato, cadrà domani di sabato il plenilunio, e non si poteva fare troppo vicino, era troppo vicino alla domenica, e è andata a finire ad aprile, e quindi diciamo non si è realizzato la Pasqua in sintonia col mondo spirituale. E sapete bene che cosa sia successo poi nel 2020. Quindi, in qualche modo, la stessa condizione c'è quest'anno e non è accaduto niente, non è stato spostato nulla. Ora, queste cose, questi personaggi che sono collegati a tutto quello che c'è di forza ostacolatrice, le conoscono perfettamente. Quindi, noi abbiamo mancato la vera celebrazione di Pasqua nel 2019 e si sta ricreando la stessa cosa che c'era nel 2019 proprio nel 2022 oggi. Quindi di fatto sappiamo che le forze contrarie sono una realtà. E allora quindi eravamo arrivati a questo momento in cui i discepoli devono andare in questa porta della città, che poi fra l'altro era chiamata la porta degli Esseni, o porta dell'acqua, o porta della fontana, e si sarebbero dovuti rivolgere ad un uomo che sarebbe stato lì con una brocca. E uno può dire, va bene, ma quanti uomini ci potevano essere con una brocca? E questo studio lo fece proprio un turista che seguiva tutto quello che era scritto nel Vangelo e si mise quindi a questa porta e disse: ma in realtà io vidi passare delle persone che gli uomini, nessuno portava una brocca, chi portava dei contenitori di pelle che servivano per abbeverare il cavallo, che in qualche modo portava qualcosa, ma sempre piccola, ma la brocca la portavano solo le donne. Quindi, perché era una consuetudine degli Esseni. Quindi arriva questo personaggio che li introdurrà quindi in questa sala che sorgeva proprio sopra la tomba di Re Davide, quindi un luogo santo, e infatti gli apostoli rimarranno lì e non verranno presi dai gendarmi proprio perché considerato un luogo santo perché sorgeva sopra la tomba di Davide, di Re Davide. E quindi gli arresti che ci sono stati degli apostoli sono tutti avvenuti fuori quando loro sono usciti, ma in realtà lì in quel luogo loro erano perfettamente protetti. Quindi questa diventa
possiamo dire, lo scenario cosmico di questa cena straordinaria, di questo rito meraviglioso, proprio perché c'è questo momento che era poi collegato alla ritualità degli esseni, c'è questo momento in cui c'è la famosa lavanda, la lavanda dei piedi da parte proprio del Cristo Gesù. Nel momento in cui il Cristo depone proprio le sue vesti, si toglie le vesti e si cinge con un asciugamano, possiamo dire con lino intorno ai fianchi, in quest'azione che lui fa, rinuncia in realtà a tutti i suoi poteri cosmici, quale logos solare. Nel corpo eterico e nel corpo astrale di Gesù di Nazareth. E con questo atto il figlio di Dio diviene il figlio dell'uomo. E questo è un momento importantissimo. Con la lavanda dei piedi, e quindi possiamo dire con quello che accade il Giovedì Santo, il cammino di sofferenza in qualche modo riguarda all'inizio i suoi discepoli, poi il Venerdì Santo, tutto questo viene in realtà realizzato per tutti. Comincia il cammino di sofferenza di, come figlio dell'uomo del Cristo Gesù. Infatti noi dobbiamo contemplare le 72 ore, che erano le 72 ore dell'antica iniziazione. 72 ore che cominciano proprio dal momento del Giovedì Santo e che poi si concludono con la resurrezione a Pasqua. Quindi gli antichi misteri vengono realizzati proprio dallo Spirito Solare, dove il risvegliatore non sarà più lo Ierofante, non sarà più il grande sacerdote, ma il Padre stesso, la prima persona della Trinità, il Padre stesso, sarà lui a risuscitare il Figlio, che in qualche modo avrà realizzato la svolta dei tempi per la terra e per l'umanità tutta. Quindi questo momento della lavanda dei piedi, fra l'altro, è un momento importante per quanto riguarda proprio l'iniziazione cristiana, perché sono i 7 passi dell'iniziazione cristiana. La lavanda dei piedi, in qualche modo, è la rappresentazione proprio del senso di umiltà. È come dire, il Cristo sole, che si inchina davanti alle 12 stelle, le 12 costellazioni, il Cristo Sole dal punto di vista cosmico. Abbiamo questa immagine straordinaria, il Sole che attraversa i 12 segni zodiacali, che diventano poi anche i 12 sensi dell'essere umano. E sono collegati chiaramente alla sfera del Padre. Quindi questo atto, un atto importantissimo, perché è come dire: io riconosco che voi, che siete in qualche modo sotto di me, in realtà a voi debbo la mia stessa esistenza. È come la pianta può dire al minerale: io ti debbo la mia stessa esistenza, io riconosco che esisto perché esisti anche tu. Come l'animale può dire alla pianta: io ho bisogno di te e riconosco questo collegamento e ti ringrazio in modo umile verso chi sta sotto, è un grande riconoscimento. Infatti,
Dopo poco dirà la frase: nessuno schiavo è migliore del suo padrone. Ma dirà anche la frase: voi ormai siete i miei amici, non siete più i servi. E quindi questo momento della lavanda dei piedi rappresenta proprio questa umiltà che è congiunta proprio all'iniziazione cristiana. La flagellazione vedrete che ha un'altra connotazione. E la flagellazione è quando in effetti noi sentiamo dentro noi stessi tutto il dolore del mondo. E in questo momento possiamo dire che tutti noi, tutte le persone che sono interiormente congiunte allo Spirito del Cristo, le persone che hanno un'interiorità, che vanno in profondità, sentono questo grande dolore. Queste prove che noi stiamo attraversando sono proprio le prove della cristianità. Provare il dolore dell'altro, provare il dolore per le cose che accadono nel mondo, sentirlo risuonare anche dal punto di vista fisico. Questa è in realtà la condizione dell'iniziazione cristiana. Purtroppo, chiaramente, a volte ci si sente anche presi in giro, no? Quando le persone dicono: io avverto proprio questo dolore che è nel mondo, lo respiro, lo sento. E a volte si dice: va bene, ma tu però ti crei troppi problemi. E si passa in pratica alla terza parte, che è proprio lo sbeffeggiamento collegato alla corona di spine. Pensate in questo momento quanto noi si sia sbeffeggiati. Nello stesso modo in cui viene sbeffeggiato il Cristo e gli mettono appunto la corona di spine, certo in un modo terrificante, viene sbeffeggiato, e noi in qualche maniera, in modo minimo, in questo momento stiamo proprio tutti noi attraversando questa condizione, veniamo sbeffeggiati dai nostri stessi parenti, veniamo sbeffeggiati appena in qualche modo emaniamo un pensiero differente. Quindi noi stiamo all'interno, quello che vorrei dire, di un'iniziazione cristiana, e a noi ci serve perché se noi ce la prendiamo, se in qualche modo reagiamo in maniera sbagliata, errata, quindi in qualche maniera aggredendo l'altro, noi allora non abbiamo compreso proprio cosa significa come prova, perché il cristianesimo è veramente difficilissimo da seguire. Perché quando ti dicono ama il tuo nemico, proprio perché il nemico ti mette davanti a te stesso, se tu in qualche modo scendi nel suo livello, tu a quel livello ti colleghi a forze, che sono anche forze che operano nella terra, all'interno della terra, forze operative collegate a sistemi planetari che operano verso la distruzione e la frantumazione, perché il compito del Cristo sarà proprio di redimere la terra e redimere l'uomo nello stesso tempo, la redenzione e poi la resurrezione. Per cui noi stiamo attraversando inconsapevolmente per alcuni, però sensibili che avvertono comunque tutto questo, un'iniziazione cristiana. Quindi dovremmo cercare di sentirci quasi onorati di poter mettere noi stessi alla prova, di poter in qualche modo misurare dentro noi stessi la forza della fede, che è quella che dobbiamo tenere
sempre con noi, il Cristo in noi, questa forza ci viene dal Cristo. Per cui in questo momento in cui lui inizia questa fase della lavanda dei piedi, è come se dicesse: io lascio completamente tutto quello che è la mia divinità, mi collego perfettamente a quello che è l'uomo in me, mi collego a Gesù di Nazareth in me, attraverserò tutta questa prova come figlio dell'uomo e non come divinità. Questo anche per poter salvare l'uomo dagli attacchi del demone solare, di cui molto spesso non si dice il nome, per il semplice fatto che se lui in qualche modo non avesse ceduto, e lì comincia a cedere tutto quello che era la parte divina del suo eterico, del suo astrale, altrimenti non si sarebbe potuta realizzare la passione. Lui deve attraversare come figlio dell'uomo tutto questo. Ed abbiamo, fra l'altro, anche sottolineato in una immagine del Vangelo di Marco il momento in cui addirittura lui lascerà il suo corpo eterico, nel momento in cui viene arrestato dai gendarmi. Solo nel Vangelo di Marco compare questo fanciullo, questo bambino che è avvolto in un lenzuolo, che i gendarmi prendono e lui si riesce a scappare lasciando il lenzuolo e rimanendo nudo. Quella è la rappresentazione proprio del corpo eterico del Cristo che si congiungerà con la terra, che porterà poi ringiovanimento alla terra. Lui rinuncia al suo corpo eterico come parte divina, perché altrimenti non avrebbero potuto arrestarlo. Questa è la prima parte, poi ci sarà la seconda parte, quando rilascerà il suo corpo astrale sulla croce. Quindi, di fatto, proprio perché deve attraversare tutto questo come figlio dell'uomo, nella condizione umana, rimarrà soltanto, come già avevo detto la volta precedente, l'io collegato a Gesù di Nazareth, l'io del Cristo. Quindi un momento veramente straordinario e particolare, pensare tutto questo, vivere tutto questo. E avevo pensato, fra l'altro, di leggervi proprio dal Vangelo di Giovanni queste frasi meravigliose che Cristo dice come commiato, e in queste frasi lui dice tutto quello che sarebbe accaduto, tutte le persecuzioni che loro avrebbero avuto, e possiamo dire è un messaggio per tutti noi. E io penso che, immaginando di stare tutti noi dentro questa stanza cosmica, dove il Cristo sta come sole intorno alle 12 stelle, proviamo tutti noi a sentirci collegati a questo momento e a sentire quello che lui dirà dal Vangelo di Giovanni. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via.
Gli disse Tommaso, ma Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me, se non altro. Credetelo per le opere stesse. In verità vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio, se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paracleto, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paracleto, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore. E non abbiate timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo contro di me. Non può nulla.
ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. E come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Alziamoci, andiamo via di qui. Ci chiediamo come mai questo dire ai discepoli, quest'amore del Padre. Perché è proprio il miracolo dell'amore che si compie nel momento in cui avviene la resurrezione, questa forza dell'amore che il Cristo porta in sé, che in qualche modo è la forza dell'amore che lo collega profondamente al Padre, una forza d'amore che chiaramente noi uomini non conosciamo. Questa forza dell'amore è quella che redimerà la terra nei suoi strati più profondi. E continuando, e questo chiaramente è un momento culminante, quando dice: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato, ma ora non hanno scusa per il loro peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbero alcun peccato. Ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Ma questo perché si compisse la parola che sta scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza ragione. Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Chiaramente ho preferito leggervi direttamente le sue frasi, perché Giovanni, sapete, è il discepolo che lui amava, è colui che prima si chiamava Lazzaro, ed è colui che il Cristo ha risuscitato, donando a lui, diciamo, il suo corpo eterico. Per questo Giovanni andrà avanti con gli anni, arriverà quasi a 100 anni e aveva proprio questo compito di divulgare il cristianesimo esoterico, perché fra tutti i Vangeli quello di Giovanni proprio è una testimonianza profonda dell'amore, di quello che rappresenta veramente il Cristo, l'amore del Figlio verso il Padre, che è la rappresentazione proprio, potremmo dire, di quella che è la ferita nel costato. È proprio chiamata la ferita che collega il figlio al padre. È l'amore rappresentativa dell'amore del figlio che ha dato tutto se stesso, ferita che viene inferta dopo la morte del Gesù di Nazareth.
Quindi possiamo dire dopo che era aspirato. Questa ferita vedrete che ha un'importanza fondamentale, perché la ritroveremo poi collegata a tutto il mistero del sangue, a tutto quello che è collegato ai misteri del Graal, perché proprio attraverso il mistero del sangue, attraverso ciò che in qualche modo fluisce come sangue dalla croce, possiamo arrivare a parlare fino in fondo della redenzione e della risurrezione. Ci sei, Stefania? Sì, ci sono e guarda, tutta questa parte si è sentita benissimo, non c'è stata nessuna interferenza, quindi meno male, insomma, quindi anche perché era una parte molto profonda, quindi si è sentito veramente molto bene. Bene, vogliamo fare uno stacco musicale con tutte le cose bellissime che avevamo messo come possibilità musicale. Sì, allora, io prima, come ho detto, avevo messo quando c'è stato quel problema, che era saltata la connessione, avevo già messo il preludio del Parsifal, l'ouverture del Parsifal di Wagner, e proprio perché era, un brano molto lungo, quindi, per dare il tempo, insomma, di ripristinare la connessione, ma questo si collega anche con proprio le ultimissime cose che hai detto, queste ultimissime frasi tue, Maria Grazia, sul mistero del sangue, perché l'opera del Parsifal è proprio collegata al mistero del Graal. Quindi questa Esatto. l'abbiamo già ascoltata, mi dispiace, io avrei voluto metterla appunto più avanti, quando era collegata al discorso che avremmo fatto. Però, quindi quella l'abbiamo già ascoltata, Sì, poi è Lode all'inviolato meravigliosa. l'abbiamo già messa all'inizio, quindi dimmi tu che cosa vuoi mettere adesso. Beh, anche la musica di Mozart, perché poi metteremo quell'altra. Che è bellissima, che è la conclusione del Faust di Mahler, che è dalla Sinfonia dei Mille. Però volevo dire qualcosa proprio sul Parsifal, no? Che servirà adesso a introdurre tutto il mistero del sangue, perché può sembrare assurdo tutto quello che è accaduto, perché in qualche modo il sangue del Cristo doveva scorrere, per quale motivo. E Wagner, mentre stava davanti al lago a Zurigo, nella sua villa, guardando il lago, l'acqua del lago, guardando la natura, ha proprio la percezione profonda del Cristo. Lui che fino a qualche tempo prima invece era completamente lontano, sente veramente questa forza arrivare dalla natura, dagli elementi, e ha proprio questa immagine del Parsifal, che è un racconto iniziatico che parla proprio della coppa del Graal, del mistero del sangue del Graal, di quello che in qualche modo è poi il segreto, sia rosicruciano, il segreto del sangue, che è quello appunto precedente dei Cavalieri Templari. E quindi mette in atto questo momento meraviglioso che è presentato dal Parsifal. E Parsifal in parte potrebbe rappresentare il Parsifal che lui racconta, potrebbe rappresentare quest'umanità che si è perduta, quest'umanità che non conosce più nemmeno il suo nome, che non riconosce chiaramente il collegamento con il padre. Parsifal non sa chi sia il padre. Parsifal non conosce più neppure il suo nome. Perché si è perduto seguendo dei cavalieri quando era molto piccolo, quindi ha vissuto in mezzo ai boschi e non conosce assolutamente niente. È simbolico questo, rappresenta proprio l'umanità che è completamente confusa, perduta, perché senza
il collegamento con il Padre, senza la realtà interiore vibrante del sangue del Figlio, è perduta completamente. Quindi non sappiamo chi siamo, non sappiamo quale sia veramente il nostro nome, quale sia lo scopo. E Parsifal proprio viene colpito da questo dolore. Da questo dolore terribile di Amfortas, da questa piaga che non si riesce a rimarginare, appunto, faceva parte dei Cavalieri Templari. Di fronte a questo dolore, lui ha una compartecipazione intensa, profonda. Compare la coppa del Graal e lui però non fa la domanda, e quindi questo è il grande errore: non fa la domanda, non riesce a fare la domanda, che è un po' anche il momento attuale dell'umanità, un'umanità che non si domanda, che in qualche maniera accetta tutto, non si domanda. Parsifal userà il suo dolore. Crescerà questo dolore, diventerà amore, quindi lo riporterà di Venerdì Santo dopo tanto tempo, dopo aver veramente trasformato se stesso, dopo essersi collegato profondamente al Cristo, ritornerà quindi nel castello del Graal e riuscirà a tornare, riuscirà a trovare la via, perché nel frattempo dentro di lui ha trovato il Cristo. Infatti, io sono la via, la verità e la vita. Trovare il Cristo è trovare la via verso il Graal, simbolicamente la via verso il regno del Padre. Ci sei? Bene, sì, allora, quindi mettiamo il brano di Mahler a questo punto. Se vuoi, sì, Sì, possiamo mi mettere anche va bene. male. Sì, Sì, perché ok, perfetto. dicevi prima che, cioè, dopo appunto questi riferimenti, questa spiegazione al Parsifal di Wagner, che però appunto abbiamo già ascoltato prima, dicevi appunto di mettere Mahler. Quindi, e poi tra l'altro ci potrei dire anche qualcosa su Mahler perché Sì. erano anche cose che io stessa non sapevo, devo dire, su Mahler e i suoi interessi per l'esoterismo e Beh, il misticismo, diciamo così. lui diciamo, era un esoterista, era profondamente cristiano, tanto che questa parte sarà l'ultima parte del Faust, perché lui ha messo in musica l'ultima parte del Faust e nella prima parte della Sinfonia dei Mille lui ha messo in musica la discesa dello Spirito Santo, il Paracleto. E si chiama Sinfonia dei Mille perché in scena sono 1.000 persone fra coro e orchestra. E quindi c'è Faust che viene in qualche modo accolto nel mondo spirituale. Mahler era un esoterista. Era un essere che aveva una profonda fede cristiana. A un certo punto sua figlia si ammala e muore di cuore, e muore per via di un'alterazione cardiaca. Scoprono quindi che era una malattia ereditaria, che anche Mahler è malato, e lui dovrebbe fare l'ultima sinfonia che voleva chiamare se la nona sinfonia, e la moglie dice a Mahler, dopo la nona sinfonia, scusate, Beethoven morì. E allora lui la chiamò Il canto della terra. E questa sinfonia si svolge come su 6 esagrammi, che sono come i 6 esagrammi di Qing, perché lui aveva anche una grande conoscenza dell'Oriente. E lui, che tutta la vita aveva soltanto celebrato il mondo spirituale, che in qualche maniera aveva cercato il collegamento con il mondo più alto attraverso l'esoterismo, attraverso la meditazione, improvvisamente
si sente di dare qualcosa alla terra. E quindi c'è l'ultima parte del canto della terra dove lui incontra quello che possiamo dire, lui lo chiama amico, è un angelo, è il suo angelo, lui dice amico, tu sei sempre stato con me e mi hai seguito nel corso delle mie incarnazioni, della mia vita. E ora sei qua e sei pronto per portarmi via. Però un attimo aspetta, perché proprio in questo momento mi rendo conto della bellezza della terra, poi sarò pronto a seguirti. Quindi lui dà con l'ultima sua opera, che è il canto della terra, testimonianza della bellezza, della terra. Di quello che la terra dà, canta la giovinezza, canta la maturità, canta la vecchiaia, tutte le epoche in realtà della sua vita, e si avvia, quindi salutando la terra, ringraziandola, perché vedremo che quello che il Cristo ci ha dato è che il nostro io terrestre possa essere redento dall'io spirituale. E questo è proprio il simbolo, fra l'altro, dello stesso Graal, lì dove appunto la luna si congiunge con la dimensione del sole nella coppa, lì dove appunto il sangue che è collegato all'ereditarietà e che viene espresso fuori completamente dal Cristo, poi viene compenetrato dalla forza solare cristica e trasformato completamente. Quindi questa un po' è l'accenno un po' ai segreti del Graal, un balbettio su questo, però Mahler chiaramente si sente poi di ringraziare la sua avventura terrena nella quale ha potuto realizzare l'elemento solare cristico nella sua anima, riconosce quindi, lo chiama amico, il suo angelo al quale deve tutto, insomma. Ok, ho finito. Bellissimo, bellissima questa presentazione che hai fatto. E quindi ci ascoltiamo questa Sinfonia dei Mille di Gustav Mahler. Mamma mia, veramente maestosa, direi. E sono mille in scena, ecco, questa è la cosa poi particolare. E per esempio un grande esecutore di Mahler è stato, come direttore d'orchestra, è stato Claudio Abbado, che era un essere veramente speciale perché metteva proprio il cuore. E, mentre per esempio von Karajan si è sempre rifiutato di dirigere un'opera di Mahler. Ecco, c'è da dire anche questo, no? Quindi la differenza dei vari direttori. Claudio Abbado aveva messo proprio tutto il suo cuore nel momento in cui dirigeva Mahler, quindi è sempre stato molto collegato a Mahler, proprio. Mahler è particolare, ti prende, ti deve prendere proprio, devi in qualche modo avvertirlo all'interno di te stessa. Infatti, per quanto mi riguarda, anche la sua vita, la sua esperienza, l'esperienza della perdita della figlia, questa conoscenza che lui cercava continuamente del mondo spirituale, mi aveva così colpito, lo sentivo vicino a me e quindi mi ha aiutato ad attraversare anche dei momenti di grande difficoltà e di dolore, proprio perché, come sappiamo, dal dolore nasce l'amore, è come se Mahler avesse lasciato proprio questa testimonianza attraverso l'ultima sua opera, Il canto della terra. Quindi dal dolore nasce l'amore, l'amore per la terra, l'amore per l'umanità, e quindi è stato per me importante nella mia vita incontrare la musica di Mahler, anche perché in questo ultimo pezzo è come se sottolineasse la sonorità e la forza
del mondo spirituale, cioè il Devashan è collegato proprio al suono, alla musica celeste, quindi questa ultima parte della Sinfonia dei Mille rappresenta dei punti cosiddetti, come li chiamano, di luce straordinari, quindi almeno per quanto mi riguarda. Bene, sembra che la trasmissione possa andare avanti. Sì, infatti adesso si sente bene, c'è stato quel momento, forse sono stati, non so quanto è durato, 15 minuti, insomma 15-20 minuti forse in cui siamo stati in difficoltà, però abbiamo resistito, non abbiamo mollato e anche i nostri ascoltatori sono comunque rimasti lì e poi adesso sta andando tutto bene, quindi speriamo insomma che proceda così, anche perché appunto i contenuti di questa trasmissione sono molto importanti e molto profondi. Sì. C'è fra l'altro una frase che è riportata nel Vangelo di Luca che dice il Cristo ai suoi discepoli: Vi dico infatti che deve compiersi in me ciò che è scritto. Egli verrà considerato un delinquente. Infatti sarà crocifisso in mezzo a due ladroni e ricordo a tutti che la condanna per crocifissione era proprio quella riservata ai peggiori, era diciamo l'affronto più grande che si poteva dare ad un essere umano, una tortura terrificante. E noi abbiamo già con l'inizio, con la lavanda dei piedi, momento in cui lui, decidendo di lasciare completamente la sua parte divina, di congiungersi completamente con Gesù di Nazareth, realizza da quello che è la potenza della divinità, come viene chiamato da Steiner, l'impotenza totale. Deve rinunciare proprio perché altrimenti non sarebbe potuta realizzarsi tutta la crocifissione e non sarebbe potuta realizzarsi la sua morte, questo momento fondamentale dalla morte alla risurrezione. Mentre abbiamo un altro momento molto importante che è quello della trasformazione delle sostanze. Nell'ultima cena, lui, spezzando il pane, dice: Questo è il mio corpo. E mescendo il vino, dice: Questo è il mio sangue. E quindi lì già sta delineando la sua discesa nell'interno della terra, la trasformazione delle sostanze della terra. Il fatto che lui diventerà lo spirito della terra, proprio questa condizione fondamentale per tutti noi. E poi ci sono appunto i discorsi cosiddetti di commiato ai discepoli, che rappresenterebbero proprio la resurrezione delle forze divine da parte del Padre. Questo dire io amo il Padre, questo collegamento con il Padre mi affido al Padre, quindi è un affidarsi completamente quello che realizza il Cristo perché il Padre possa poi resuscitarlo. Quindi questo amore immenso del Figlio verso il Padre, del Figlio verso i discepoli, è quello che sostiene tutto questo, è la forza straordinaria e lo troviamo proprio soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che possiamo dire proprio il Vangelo dell'amore, la testimonianza dell'amore.
Quindi andiamo avanti e in pratica quello che accade, lo sapete tutti quanti, a un certo punto c'è il commiato e c'è il momento del Getsemani. Quindi c'è questo momento in cui lui viene arrestato e era stato pagato per questo Giuda e aveva detto colui che io bacerò, quello è il Cristo. Ecco, e Steiner nel quinto Vangelo spiega proprio come mai debba accadere questo, perché? Eppure lo dovevano riconoscere benissimo il Cristo, quelli del Sinedrio, ma accadeva una cosa. C'era talmente un collegamento così profondo fra Gesù di Nazaret e i suoi discepoli, che a volte non parlava lui, ma parlava un discepolo per lui. E quindi non si sapeva mai chi fosse realmente di quelli Gesù di Nazaret, perché a volte lui riusciva a far parlare al posto suo un altro discepolo, tanta era la connessione, tanto era il collegamento che accadeva questo, perché altrimenti non si capisce come mai quello che bacerò e abbraccerò, quello sarà lui. E infatti accade proprio questo momento particolare. Giuda rappresenta proprio il tradimento, però il tradimento che in qualche maniera è contemplato anche nella cristianità. Giuda successivamente sappiamo attraverso Steiner che sarà Sant'Agostino, quindi l'errore, la caduta in qualche modo è possibile, è necessaria a volte, può essere rettificato. E proprio perché il fantoma umano era caduto, ha dovuto in qualche modo realizzarsi tutto quello che riguarda passione e poi successivamente resurrezione. C'è un punto in un testo che consiglio a tutti di leggere, che è quello da Gesù a Cristo, testo fondamentale proprio per quello che riguarda il fantoma, per quello che riguarda ciò che è successo durante la Pasqua, il momento della resurrezione. C'è una epistola di Paolo ai Corinzi che dice proprio questo: se poi Cristo non è risuscitato, vana è dunque la nostra predicazione, vana è anche la nostra fede. Saremmo anche scoperti testimoni falsi di Dio, perché abbiamo reso testimonianza contro Dio dell'aver Lui risuscitato Cristo, mentre non lo avrebbe risuscitato se i morti non risorgono. Se infatti non risorgono i morti, neppure Cristo è risuscitato. E se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede, siete tuttora nei vostri peccati. E allora sono perduti anche quelli che in Cristo si addormentarono. Se in questa vita solamente speriamo in Cristo, siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Ora però Cristo è risuscitato da morte, primo fra quelli che sono morti. Infatti, molto spesso quello che capita è che non ci sia un'attenzione anche da parte della religione cattolica proprio sulla risurrezione. La dicono passandoci sopra abbastanza velocemente, mentre qua c'è appunto un mistero molto importante. Il fantoma in pratica, come appunto viene spiegato benissimo da Steiner proprio in questo testo, il fantoma sarebbe proprio la figura, la spirituale dell'essere umano.
quello che in qualche modo potremmo dire gli dèi avevano pensato, le gerarchie avevano realizzato. L'uomo ha dovuto in qualche modo attraversare varie fasi. Cominciamo con il momento del sacrificio dei troni, dove i troni hanno dato la loro forza di volontà, spiriti della volontà, in qualche modo hanno dato questo aspetto proprio della volontà e il corpo di calore dell'essere umano, calore che noi troviamo chiaramente nel nostro sangue. Hanno partecipato successivamente Kyriotetes, quindi gerarchie che fanno parte della seconda gerarchia, in tutte le varie, possiamo dire, incarnazioni, anche se incarnazioni non è il termine adatto, le fasi che la Terra ha passato, quindi l'antico Sole, poi l'antica Luna, le Dynamis hanno lavorato nella fase chiaramente della Luna, lì dove si è composto il corpo astrale. Quando noi siamo davanti a un corpo fisico, per spiegare bene il fantoma, questo corpo fisico è la cosa più misteriosa che ci sia, per il semplice fatto che quando abbiamo un vivente davanti a noi, potremmo dire così, noi abbiamo corpo fisico, corpo eterico e corpo astrale e l'io. Allora Steiner fa delle domande. Pensate appunto che l'io sia visibile? No, l'io non è visibile. Pensate che il corpo astrale sia qualcosa di visibile? No, nemmeno il corpo astrale è visibile e nemmeno il corpo eterico. Quindi, di fatto, il corpo fisico che noi vediamo è in realtà quello che è diventato dopo la caduta, dopo la tentazione luciferica. Lucifero in qualche modo, tentando l'uomo, che in realtà non aveva una consistenza visibile, apre in lui la possibilità che possa in qualche modo densificarsi, accogliendo quindi tutto l'elemento minerale e tutte le sostanze degli elementi, quindi ecco questa condizione che c'è stata è proprio stata data da questa tentazione luciferica. Quindi Adamo viene tentato e quindi ha questa caduta sempre di più nella densità dovuta all'apporto delle forze luciferiche. Altrimenti il nostro corpo fisico non sarebbe stato visibile. Che cos'è il fantoma? È proprio l'idea che gli dèi hanno realizzato per l'uomo. Fatto sta che, capendo perfettamente che non avrebbe potuto Adamo contrastare una potenza così grande quale quella luciferica, per pareggiare questa caduta, il Cristo cosmico, quindi entra dentro Gesù di Nazareth, entra dentro l'entità di Gesù di Nazareth durante il battesimo perché possa emendarsi il fantoma dell'uomo, perché in qualche modo il fantoma dell'uomo possa ritrovare la sua dignità, possa in qualche modo essere di nuovo portato ad una condizione di vita spirituale, ad una possibilità di vita spirituale, in quanto nel momento in cui il Cristo entra
dentro Gesù di Nazareth, proprio in quell'epoca, il corpo eterico e le forze vitali generali dell'umanità si stavano disseccando. Questa è la parola che usa proprio Steiner, disseccando completamente. Quindi non avrebbe avuto più la possibilità l'uomo di poter elevarsi, di poter riaccedere in modo consapevole al mondo spirituale. E era necessario proprio che ci fosse questa azione da parte proprio del Cristo collegato alle forze della Trinità, perché lui è quello che rappresenta proprio le forze della Trinità, le forze del Padre e le forze dello Spirito Santo. Quindi viene chiamato in pratica da Paolo il Cristo, il secondo Adamo. Quindi rappresenta proprio l'emendamento completo di quello che era stata la condizione di caduta da parte del nostro fantoma. Infatti, cosa accade in quella che è la fase lemurica rappresentata proprio un po' come paradiso terrestre? Accade che l'uomo cominci in qualche maniera, nel momento in cui è incorso in questo peccato luciferico, ad avere vergogna di se stesso, perché rispetto a quello che era prima, all'immagine che era prima, a quello che rappresentava, quello che sta diventando è qualcosa di cui lui stesso prova vergogna. Quindi questo padre che lo riveste di una pelle è perché comincia a densificarsi il fantoma umano. Ecco, questo è il rivestimento, questa prova poi della vergogna. Per cui, di fatto, l'essere umano acquisisce troppo presto rispetto ai tempi che avrebbe dato invece, se fosse stato in una condizione ordinaria, le forze spirituali avrebbero dato questa coscienza dell'io, questa organizzazione dell'io, l'avrebbero data nel tempo atlantideo, mentre tutto quello di cui stiamo parlando accade troppo presto, accade nel periodo lemurico. Per cui tutto sarebbe stato molto differente, in quanto l'essere umano avrebbe avuto, l'uomo avrebbe avuto quindi questo senso dell'io, questa capacità dell'io, non dimenticando il mondo spirituale. Mentre in questa discesa, in questa caduta, si chiude sempre di più al mondo spirituale, perde il ricordo del mondo spirituale fino veramente alla fine ad avere il terrore della morte, a percepire o a pensare che la fine del corpo fisico possa essere poi la fine di tutto, mentre in realtà sarebbe la più grande menzogna. È proprio questo che viene in qualche modo ad emendare il Cristo. Anche la menzogna di vedere il padre come portatore di morte, mentre non è così, quindi lui trasforma completamente anche questa immagine del padre, ma dovranno accadere, ci saranno appunto dei momenti che saranno culminanti, perché c'è questo momento nella croce del sangue che scende. Questo sangue, fra l'altro, abbiamo anche delle raffigurazioni che sono importanti. Una di queste è la Crocifissione di Raffaello, che non è in Italia, dove appunto si vedono dalle ferite superiori gli angeli che raccolgono con una coppa il sangue che esce dalle mani. E qui allora cominciamo proprio con un qualcosa di particolare, perché la parte
del sangue contiene l'elemento del fuoco, l'elemento del calore. Il nostro sangue è un sangue caldo. Quindi abbiamo questi angeli che rappresentano proprio questo momento in cui il sangue del Cristo si collega alla dimensione dell'aria. Questo sangue non è un sangue ordinario, è il sangue quindi di un'entità spirituale. L'io del Cristo resta collegato fino alla fine con Gesù di Nazareth. Possiamo dire che in realtà che il Cristo ha fatto questo ingresso nel Gesù, nel corpo di Gesù di Nazareth, e quindi l'io del Cristo divenne padrone in questo corpo fino dentro al sistema osseo, perché appunto è proprio nelle ossa che si forma la sostanza fina del sangue. E per questo motivo non doveva, come era scritto nelle antiche scritture, non doveva essere rotto nessun osso, perché altrimenti quella che era la struttura dell'ostioma si sarebbe in qualche modo distrutta. E infatti così fu. Che c'è? È caduta? Sento. Allora, no, è andata via solo per, credo, 2 o 3 secondi, ma si è subito stabilizzata. Beh, meno Sì. male. Proprio guarda. No, infatti anch'io stavo, quando appena si è interrotta mi sono subito allarmata, però invece no, è stata solo proprio uno sgancio probabilmente di veramente di 2 secondi, si è persa una parola forse di quello che hai detto, ma niente di preoccupante, vai pure. Sì, e c'è questa immagine, fra l'altro molto bella, che è rappresentativa proprio di questo momento, in quanto Raffaello, per esempio, è stato, come dice giustamente Steiner, una reincarnazione di Giovanni Battista. Giovanni Battista era già stato condannato, aveva già subito il taglio della testa. Lui dal mondo spirituale che cosa fa? Osserva quello che succede su Golgota. E quindi raffigura proprio questi angeli che raccolgono il sangue che scende dalle ferite superiori, quindi dalle mani del Cristo. E che cosa questo sangue diventerà appunto, verrà preso dall'atmosfera terrestre con la possibilità, come viene detto, che la terra possa diventare un sole. Entra quindi nell'astrale della terra. Quindi abbiamo fuoco e aria rappresentati qua dal calore del sangue e dall'aria. E quindi viene preso dall'astrale della terra. Infatti Steiner disse in una conferenza che se si fosse, fra l'altro il Vangelo di Giovanni rispetto agli altri Vangeli, dice proprio questa frase: se un essere che viveva su Marte avesse potuto affacciarsi, avrebbe visto in quel momento una trasformazione completa e un'illuminazione proprio del corpo terrestre, proprio perché questo sangue del Cristo è andato verso la dimensione dell'astrale della Terra, proprio perché la Terra con il tempo dovrà diventare un sole, in quanto lo spirito solare ha rinunciato alla sua sede ed è diventato lo spirito della terra. Quindi opera nella terra, opera all'interno della terra, è sceso fino all'interno della terra. Dall'altra parte abbiamo invece le ferite che sono
collegate alla parte inferiore, quindi quelle dei piedi, e il sangue verrà preso dalla terra, dalla parte eterica della terra, e questo è molto importante perché rientrerà poi nella condizione che servirà come trasformazione per noi esseri umani. Perché appunto attraverso questo lo stesso nostro fantoma di ognuno di noi, potremmo dire l'io terrestre di ognuno di noi, potrà congiungersi all'io spirituale. Quindi c'è proprio questo motivo fondamentale. Ma c'è una terza ferita che viene inferta, la ferita al costato, che in realtà viene inferta successivamente, viene inferta nel momento in cui il Cristo ha espirato. Quindi, mentre le altre, nel momento in cui ancora viveva, quest'ultima è proprio la ferita dalla quale possiamo dire sgorga sangue eterizzato, sangue ed acqua, fuoco ed acqua. Perché? Perché dobbiamo pensare alla posizione che aveva il Cristo sulla croce. Pensate alla disposizione aperta delle braccia, al fatto che per respirare, dato che stava in una condizione di totale costrizione, doveva in qualche modo sporsi e quindi cercare di quasi andare verso il basso. È chiaro che una respirazione così difficoltosa creò un ristagno grandissimo di acqua nei polmoni. E quindi da questa ferita fuoriesce che cosa? Sangue ed acqua. Questo sangue che esce dalla ferita verrà raccolto da Giuseppe d'Arimatea. E qui abbiamo tutta la condizione collegata al Graal. La domanda che potrebbe fare una persona perfettamente materialista potrebbe essere questa: ma come può un quantitativo così minimo di sangue, anche se sappiamo che il sangue è scorso in modo copioso, come può trasformare tutto questo? Proprio perché non parliamo di un sangue ordinario. Cioè l'io del Cristo è rimasto collegato a Gesù di Nazareth, al suo sistema osseo, è il sangue di un'entità divina. E quindi non bisogna misurare una quantità, ma bisogna invece percepire la qualità di questo sangue. Quando viene deposto dalla croce, sarà portato da Giuseppe d'Arimatea nel sepolcro e lì verrà lavato. Giuseppe d'Arimatea riempie questo calice dell'ultima cena, che poi verrà chiamato calice del Graal, la coppa del Graal, del sangue eterizzato del Cristo, del sangue che è fuoriuscito dalla ferita inferta dopo che era spirato. Laverà completamente tutto il corpo del Cristo e possiamo dire che quando il corpo del Cristo verrà messo dentro al sepolcro, ormai non ha più sangue all'interno. Viene trattato con degli aromi particolari, con degli unguenti particolari, come normalmente accadeva, ma il Cristo era già stato preparato precedentemente.
perché Maria di Magdala aveva unto con un unguento particolare il Cristo e aveva asciugato poi con i suoi capelli i piedi di lui. Tanto che i discepoli, di fronte a questo atto, poiché costava tantissimo questo unguento, avevano detto: perché sprechi un unguento così costoso? E il Cristo risponde: discepoli, io non sarò con voi sempre, lasciate che lei faccia questo, sa cosa sta facendo. Quindi già c'era stata una preparazione. È caduta o no? Non si capisce. Ci sei? Ci sei, Stefania? Sì, ecco, ci sono. In realtà c'ero, ma ecco, una delle altre difficoltà. Adesso in questo momento non si riattivava il microfono. Io continuavo a premere con il mouse, ma non si riattivava. Sì, ci sono, Maria Grazia. Che ne so, oggi proprio è plenilunio, oltretutto un plenilunio particolare, per cui certo. No, quindi spero che gli ascoltatori siano riusciti a seguire. Quindi Ma questo sì, corpo penso che viene. proprio di sì, perché ci sono, hanno commentato molto, e tra l'altro ecco poco fa Fiorenza ha messo anche un link che credo che sia un'immagine, perché dice la crocifissione di Raffaello e ha messo un link che appunto Sì, sì, credo che sia... è bellissimo perché ci sono questi due angeli che raccolgono il sangue, no? Sì. Quindi questi artisti erano ispirati. Raffaello poi sappiamo che reincarnazione fosse, quindi lui aveva la visione precisa di quello che ha assistito perfettamente a tutto questo. Quindi possiamo dire in tutto questo, fra l'altro, dobbiamo mettere ricordare il terremoto. Perché nel momento in cui il Cristo, dall'ultimo respiro, si oscura il sole, che già dalla mattina era stato come velato, e arriva questo enorme terremoto, tanto che si mettono una paura enorme le persone lì intorno e qualcuno dice: ma allora era il figlio di Dio. Questa famosa scissura che c'erano, che sembrava quasi simile a quella che noi abbiamo e che divide i due emisferi, si era aperta e quindi la terra ha accolto completamente il sangue del Cristo. Ma non solo, ma c'è un'altra scossa di terremoto nel momento in cui viene messo il Cristo nel sepolcro. Quindi c'è un momento in cui viene, come si può dire ormai, il corpo del Cristo ha il corpo di Gesù di Nazareth, che ha ospitato per 3 anni il Cristo. Si era altamente spiritualizzato e possiamo dire che già il suo fantoma era stato redento. Quel sangue che scorre sulla croce è in realtà il sangue che deve redimere tutta l'umanità. In qualche maniera rappresenta tutto quello che deve uscire fuori come egoismo ereditario di tutti noi. E possiamo dire: scorre fuori tutto quello che poteva essere ancora l'egoismo ereditario che aveva preso Gesù di Nazareth, perché si era chiaramente incarnato in una famiglia e aveva preso quindi, aveva i collegamenti ereditari e karmici con quella famiglia, potrei dire con la famiglia umana in generale, ma già la sua realtà era stata redenta, già in qualche modo c'era stata una redenzione. Quello che esce è per tutti e per tutti gli altri, è la rappresentazione proprio dell'egoismo che è collegato proprio all'elemento
ereditario e terrestre, che è collegato alla consanguineità. Questo scorrere di questo sangue rappresenta una fase nuova, completamente differente. Quindi si passa dall'elemento ereditario lunare a quello che invece è l'elemento solare ed è l'apertura verso lo spirito. Quindi c'è questo processo che avviene attraverso questa condizione del sangue. Questo sangue quindi verrà fra l'altro tenuto da Giuseppe d'Arimatea in questa coppa. Il corpo viene preso dalla terra e c'è questo momento particolare in cui i discepoli si accorgono che Gesù non è assolutamente più nel sepolcro. Quindi ci sono questi momenti che sono fra l'altro estremamente commoventi perché c'è proprio Maria di Magdala che va verso il sepolcro e trova che in qualche modo è aperto e lui non c'è più e quindi ha un momento di terrore. Che cosa è successo? C'è tutto questo momento straordinario che dovremmo in qualche modo affrontare fra un po', perché intanto io vorrei dire qualcosa proprio sul viaggio del Gesù, del Cristo, all'interno della terra. La terra è formata da vari strati ed è molto bello, fra l'altro, lo studio che fa lo Churé sugli strati della terra, per cui parla proprio di strati che sono estremamente problematici. Abbiamo per esempio l'ottavo strato della terra, e qui parliamo di uno strato che è collegato chiaramente alla stratità della terra. Nell'ottava sfera tutto appare in frammenti, nell'ottavo livello, nell'ottava sfera della Terra, tutto si frammenta, tutto si riproduce all'infinito ed è una sfera che viene proprio chiamata la sfera dove opera il frantumatore. Il Cristo, scendendo in quella sfera, redime, possiamo dire così, gli aspetti che si sono tenebrati della terra. Gli aspetti in qualche modo che sono collegati alle sfere planetarie che operano all'interno della terra e che hanno i corrispettivi collegati a forze ostacolatrici. Il Cristo porta in realtà quello che possiamo definire i semi della rinascita all'interno della terra. E quindi il frantumatore avrebbe come compito quello di frantumare anche tutte le forme, di frantumare tutto quello che arriva. E quindi è come se lui riuscisse a trasformare questa frantumazione che può risolversi all'infinito in una cosa completamente differente, in una moltiplicazione di quello che può essere il suo fantoma, perché possa appunto essere in qualche modo realizzato per tutti gli uomini. Quindi c'è proprio una conversione. È costituita, sarebbe costituita la nona sfera di un'azione morale, dotata quindi di una morale però opposta a quella che l'uomo elabora sulla terra.
o dovrebbe elaborare sulla Terra, perché nella nona sfera noi abbiamo la separazione, la discordia e l'odio. E qui infatti possiamo dire che Dante addirittura trova il famoso fratricida Caino. Lo immette Dante proprio in questa nona sfera, che è la sfera che potremmo chiamare proprio del male puro, e quindi è quella che in qualche modo, attraverso il lavoro di un'umanità cosciente, dovrebbe poi diventare fraternità per gli uomini. E il Cristo quindi va a toccare questi punti. Proprio la redenzione della terra, ecco perché la sua opera porta la terra ad una condizione differente, altrimenti tutto si sarebbe inaridito. Quindi, fino in fondo, il Cristo va a toccare queste realtà, per cui con l'emendamento della terra c'è anche l'emendamento dell'uomo. Lui diventerà, potremmo dire, le sostanze che la terra produce, quindi il pane, la rappresentazione proprio del corpo che viene poi portato come comunione nel rito della comunione, la transustanziazione, cioè quel pane diventa il corpo del Cristo, e così tutti i liquidi della terra, che sono la rappresentazione del sangue del Cristo. Quindi c'è questa operazione nella quale la terra partecipa perché ingloba, potremmo dire, questa polvere ormai raffinata del corpo del Cristo, proprio perché il fantoma umano possa ritrovare la sua eternità, possa ritrovare la sua dignità spirituale, perché possa ritornare a quello che era, forse anche di più rispetto al pensiero che avevano gli dèi. Quindi questa condizione del fantoma dell'uomo che è collegata all'io, che è collegata a quello che accadrà proprio nell'io umano, perché nell'io dell'uomo si formeranno a un certo punto degli organi, e questi organi sono proprio rappresentati dalle cinque ferite che diventeranno i cinque organi dell'io. La ferita, per esempio, al costato, che rappresenta l'amore del figlio per il padre, che è inferta dopo la morte di Gesù. La ferita alla mano destra, che è la rappresentazione della parola che dice il Cristo: come il Padre ama me, io amo voi. La mano sinistra, che rappresenta: colui che mi ama sarà amato dal Padre mio, perché io e il Padre siamo uno. La ferita al piede destro trattano dell'amore fra gli uomini, quindi quella al piede destro: che vi amiate un l'altro come io vi amo. Ferita al piede sinistro: un comandamento vi do, che vi amiate l'un l'altro. E questi cinque organi vengono chiamati da Steiner i cinque organi d'agape, i cinque organi dell'amore, che comprendono tutta la futura evoluzione dell'umanità e del cosmo. E sono proprio gli organi futuri dell'io. Quindi tutto questo è potuto accadere proprio perché il Cristo ha seguito quella che era la volontà del Padre, perché appunto si realizzasse la possibilità dell'uomo spirito per l'umanità.
l'uomo spirito, che appunto sarà la fine nell'incarnazione della terra che si chiamerà Vulcano, nella fase della terra che si chiamerà Vulcano, ci sarà proprio la realizzazione dell'uomo spirito. Però questa possibilità ci è stata data proprio dal Cristo attraverso il Golgota, che sarà irripetibile ed è infatti la svolta dei tempi. Quindi questa condizione, questa discesa del Cristo fino, potremmo dire, al centro della terra, lì dove c'è il nucleo fondamentale della terra, dove ci deve essere la trasformazione dal male nell'elemento dell'amore, dalla discordia all'elemento dell'unione, così come la frantumazione deve diventare la moltiplicazione di tutto quello che può essere l'eterico del Cristo, l'astrale del Cristo, e in qualche modo. Quando si parla appunto di Lazzaro, ha ricevuto l'eterico del Cristo, l'astrale del Cristo, l'ha ricevuto per esempio la pulsella di Orleans. Abbiamo poi oggi chi può ricevere l'io del Cristo, coloro che però debbono riconoscerlo. Ci deve essere un riconoscimento del Cristo, lo dobbiamo riconoscere. Ci sei, Stefania? Sì, ci sono. Bene, allora così vogliamo fare un altro stacco musicale? Sì. Ecco, quello decidilo tu. Ah, ok. Allora, a questo punto direi che forse possiamo mettere Mozart e il funerale massonico, che anche sì, questo ma, è un brano che hai suggerito tu. Sì, lode funebre massonica. Sì, esatto. Perché, ecco, dal titolo le persone si aspettano un qualcosa di terribile o di funebre. Invece è un qualcosa di straordinario, perché rappresenta proprio un volo verso l'alto. Rappresenta proprio una trasmutazione di qualcosa. Dà un senso veramente di grande libertà, è come un ampliarsi verso gli spazi, perché Mozart era un esoterista ed era profondamente cristiano, e lui a 22 anni scrisse proprio al padre dicendo: a morire sono sempre pronto. Quindi lui aveva chiaro questa condizione e questo collegamento con il Cristo, per cui questo pezzo è pieno di punti luce, è proprio un andare sempre di più, un progredire verso l'alto. Purtroppo ho visto su YouTube che hanno messo dei simboli all'ode funebre massonica, del teschio, simboli massonici strani, perché chiaramente la gente fa delle connessioni non avendo compreso, non avendo ascoltato veramente questa musica. Ode funebre massonica perché lui stava nella massoneria e dopo se ne andò. Lui aveva una grande conoscenza esoterica, ma aveva una grande cristianità, per cui alla fine lui si libera da qualsiasi vincolo che potesse avere con la massoneria, e abbiamo poi quella meraviglia che è il suo testamento spirituale, che è il flauto magico, dove in effetti è quasi una celebrazione delle forze, delle tre forze, perché ci sono questi tre fanciulli che rappresentano proprio la forza del tre, Padre, Figlio e Spirito Santo, le forze spirituali giovani, fresche, le forze spirituali che operano nell'uomo, la legge del tre.
Quindi esce da qualsiasi situazione collegata alla massoneria. Quindi, poi il discorso sarebbe lungo perché questa uscita è rappresentata anche dal convitato di pietra nel Don Giovanni, quindi Don Giovanni pure ha un significato sotterraneo, particolare, perché fa dire a Don Giovanni viva la libertà nel momento in cui c'è proprio la rivoluzione francese, quindi lui non poteva dirlo apertamente, quindi nasconde questo inneggiare alla libertà e diciamo un po' il convitato di pietra rappresenta un po' tutti i frammassoni, tutto quello che era collegato ad una condizione che non lo rappresentava più, perché c'è tutto un discorso misterioso in Don Giovanni, un po' particolare rispetto a come viene normalmente rappresentato. Bene. Eh sì, tra l'altro noi avevamo parlato diverse volte di Mozart nelle nostre puntate e l'abbiamo insomma citato spesso proprio per questi significati che lui metteva nelle sue opere e anche per proprio la sua vicenda personale. Mi ricordo che ne avevamo parlato anche quando parlavamo più di astrologia, perché avevamo Sì. parlato del suo essere acquario, per esempio, di questa sua componente acquariana molto forte, e che si vedeva, insomma, appunto anche in molte sue opere. E poi Flauto Tragico, sì, è un'opera straordinaria, forse la mia preferita di Mozart. Quindi ci ascoltiamo l'ode Sì. funebre massonica di Mozart e fra pochi minuti siamo di nuovo qui. Allora, eccoci qua, bellissima anche questa di Mozart. Sì. Io volevo dire prima di proseguire solo un'indicazione tecnica, diciamo, ai nostri ascoltatori, perché noi questa sera andremo avanti non sappiamo quanto, perché non ci sono limiti per questi argomenti, chiaramente, quindi noi non avevamo preventivato una durata massima, diciamo, di questa trasmissione. Andremo avanti. Il problema è che il programma di Spreaker ha il limite delle 3 ore, ma succede semplicemente che allo scadere delle 3 ore si interrompe la diretta e se ne crea immediatamente un'altra. Quindi adesso mancano 20 minuti alla fine di queste 3 ore. Quindi volevo soltanto dire agli ascoltatori semplicemente quando vi accorgete che si è interrotta la diretta, non fate altro che aggiornare la pagina. Se siete con il cellulare, probabilmente dovrete uscire dall'applicazione e rientrare. Comunque, insomma, basta aggiornare, oppure se siete al computer, basta fare proprio il refresh della pagina e parte la diretta, la nuova diretta, diciamo. Quindi è soltanto questo piccolo problema tecnico, per via del fatto che con Spreaker si possono fare, almeno con il nostro abbonamento, si possono fare le dirette solo di 3 ore, ma poi se ne crea immediatamente una nuova. Quindi volevo soltanto dire questo. Poi c'è questo commento per te, Maria Grazia, di Rita, che dice: è meraviglioso ascoltarti, ci stai facendo vivere le vicende del Golgota attraverso le tue parole. Eh sì, devo dire che nonostante le difficoltà che abbiamo avuto, sta venendo una puntata veramente bella, sì. Beh, non è merito mio, è merito di Steiner e di tutti i grandi ricercatori, Emil Bock, e fra l'altro adesso vorrei invece leggere una parte di Prokofiev che ha scritto quest'opera meravigliosa che è E la terra divenne sole. Perché spiegare
quello che è accaduto non è semplice, cioè non è semplice poi poter partorire delle parole, perché è appunto è un parto la parola in qualche modo, lì dove abbiamo delle percezioni interne. E rispetto proprio al passaggio del Cristo come spirito della terra, quindi all'interno della terra, perché va all'interno della terra, qui viene messo in luce attraverso Prokofiev, si rifà all'opera di Steiner e dice proprio questo: così come il corpo eterico di ogni essere umano viene formato durante il passaggio dell'anima attraverso le sfere planetarie sulla via verso la Terra prima della nascita, e poi nella vita egli porta in sé queste forze, così il Cristo, nella sua discesa nella Terra, attraversando tutti gli strati della Terra, nei quali sono contenuti anche le forze dei pianeti, il Sabato Santo, in queste profondità della terra si è creato un nuovo corpo eterico. Possiamo dire perché egli ha portato negli ambiti planetari all'interno della terra, i quali altrimenti si trovavano nell'ambito delle forze di opposizione, le forze delle gerarchie trasformanti e risananti la terra, lasciandole là, dopo il suo passaggio, quali germi per il futuro divenire sole della terra, dall'unione orizzontale con il mondo planetario cosmico. In questo processo nacquero nel contempo le forze per il nuovo corpo eterico che in seguito egli congiunse in una unità con quello del Gesù di Nazareth, che dopo la morte dimorava nei dintorni spirituali della terra. Quindi abbiamo un rinnovamento anche, quindi possiamo dire che nel corpo eterico del Cristo risorto esistevano due tipi di forze eteriche, ossia due corpi eterici uniti, e cioè il corpo eterico sviluppato dal Cristo stesso, dalle forze planetarie del suo cammino dal centro della Terra, e quello che in origine apparteneva a Gesù di Nazareth. Quindi, di fatto, solo così possiamo capire come mai accade questo. Il primo giorno della settimana Maria Maddalena andò al sepolcro, la mattina presto, mentre era ancora buio, e vide che dal sepolcro era stata tolta la pietra. Allora di corsa si reca da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e dice loro: hanno portato via dal sepolcro il Signore e non sappiamo dove l'abbiano messo. Uscì dunque Pietro con l'altro discepolo e andarono al sepolcro. Correvano tutti e due insieme, ma quell'altro discepolo corse più svelto di Pietro e arrivò prima al sepolcro. E chinatosi, vide le bende per terra, tuttavia non entrò. Arrivò intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva. Egli entrò nella tomba e vide le bende per terra e il sudario che era sul capo di Gesù, non per terra con le bende, ma ripiegato in un angolo a parte. Allora entrò dunque anche l'altro discepolo che era giunto prima al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli intanto se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava di fuori a piangere, vicino al sepolcro. Ora, mentre piangeva, s'affacciò al sepolcro
e ci vide due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno al capo e l'altro ai piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le chiedono: Donna, perché piangi? Rispose loro: Perché hanno portato via il mio Signore, non so dove l'abbiano messo. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non lo riconobbe. Gesù allora le domanda: Donna, perché piangi? Chi cerchi? E lei, pensando che fosse l'ortolano, gli dice: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo e io lo prenderò. Gesù allora la chiama: Maria. Essa, voltandosi, esclama in ebraico: Rabboni, che significa maestro. Gesù le dice: Non mi toccare, perché non sono ancora asceso al Padre. C'è da chiedersi come mai non lo riconosce, perché è accaduto quello che qui viene descritto, c'è stata la trasformazione completa dell'eterico del Cristo, di Gesù. Quindi, in qualche modo, abbiamo due corpi eterici, quindi il Gesù di Nazareth dà il suo corpo eterico che viene trasformato dal corpo eterico del Cristo. Infatti, il Cristo si presenta ai discepoli, a Maria, con il suo avvolto dal suo corpo eterico, poiché in altre circostanze, più in là, vedremo che nel momento in cui si presenta nella sua espressione divina, spirituale, completamente trasformato, abbiamo con Paolo il momento in cui è talmente irradiato da questa visione che perde la vista per 3 giorni. E abbiamo poi la manifestazione totale, la rappresentazione totale del trionfo del Cristo cosmico su quello che è la morte, rappresentata nell'Apocalisse, quando appunto dagli occhi addirittura escono come delle fiamme di fuoco, e nell'Apocalisse, in quel momento, la visione che ha Giovanni lo porta ad avere proprio uno svenimento. Mentre nelle altre occasioni, potrei dire, quando appunto si presenta ai discepoli, è avvolto con questo corpo eterico trasformato del Cristo, di Gesù di Nazareth. E infatti i discepoli inizialmente non lo riconoscono. C'è proprio questo particolare che soltanto Rudolf Steiner ha pienamente rappresentato, ha pienamente spiegato, non è mai stato spiegato così in questo modo da nessuno della Chiesa. Quindi Rudolf Steiner ha ridato a tutti noi il Gesù cosmico, ha ridato il Cristo cosmico, quindi ha proprio dato il vero avvio. Infatti, oggi noi siamo in un momento molto particolare dove deve realizzarsi pienamente la coscienza in noi, la consapevolezza del Cristo cosmico e di quello che è accaduto sul Golgota, perché più delle volte noi attraversiamo tutta questa situazione con superficialità. La raccontano come una storia, ma non parlano dell'importanza del sangue, non parlano di questo momento fondamentale della discesa, viene soltanto un po' detto con parole molto superficiali, che discende dentro la terra, ma non viene rappresentato poi l'azione del Cristo vera e propria, cioè che va a trasformare i nuclei più profondi della terra, riportando quindi questi semi collegati alle gerarchie,
superiori, evolutive, le porta con sé perché si possano rettificare. Quindi queste forme di equilibrio che sono state cadute completamente perché possa rialzare, riportare quindi in vita quello che è il fantoma umano decaduto, quindi che sia in qualche modo rivestito di questa condizione che lo porta ad una visibilità, ma che non rappresenta realmente la realtà del corpo fisico umano, come era stata ideata dalle forze spirituali e dal padre, potremmo dire. Quindi c'è perché di questi fraintendimenti, come mai non viene riconosciuto? Lo riconosce solo quando lui la chiama Maria. Quando c'è questo elemento del risuonare, del suono, questa condizione particolare, questa voce alla quale lei risponde e riconosce che era il Cristo e che quindi era risorto. Quindi noi abbiamo il più delle volte questa immagine soltanto della crocifissione, abbiamo immagini continue proprio del martirio del Cristo, ma sono meno le immagini della resurrezione, perché questa è la condizione importante, la resurrezione, il fatto che abbia vinto per tutti noi la morte. Il Padre è stato il grande risvegliatore, cioè lui si affida al Padre totalmente, c'è cioè proprio quest'atto importante collegato proprio all'elemento dell'amore. Ma infatti i Rosacruciani, che poi porteranno avanti tutta la tradizione del Graal, si interessano i templari, i cavalieri templari, ai misteri del sangue, ma invece i Rosicruciani si interessano a quelli che sono i misteri della risurrezione del corpo e del fantoma, e poi uniscono questi due misteri. E loro cercavano sempre, i Rosicruciani, proprio la materia prima, perché ciò che in qualche modo la realtà prima, la materia prima, che è a metà fra il fisico e fra l'eterico, è proprio fatta di sostanza morale che è presa dal mondo spirituale. Possiamo dire sostanza morale che è quella che respira l'anima umana quando sta nel mondo spirituale, poi discendendo piano piano, entrando in incarnazione, si ottunde tutto questo. Però la materia prima che loro cercavano era proprio formata, data da questa sostanza morale. E di questo proprio che si occuparono i Rosa Croce. La materia prima che in realtà è in grado di trasformare, di spiritualizzare la materia, che quindi non diventa più con la trasformazione della materia, non abbiamo più una materia ottusa, chiusa nella coscienza minerale, ma abbiamo invece il risplendere di una coscienza completamente nuova. Quindi di fatto i Rosa Croce cercarono di partecipare coscientemente a questo processo mediante lo sviluppo di particolari facoltà morali e chiaroveggenti, perché è proprio questa sostanza morale che porterà ad avere la facoltà della vera chiaroveggenza, quindi svilupperà. Potrà fare in modo che l'uomo possa sviluppare i centri superiori dell'anima, l'emozionale superiore, l'intellettivo superiore, non quindi l'intellettualismo, che possa in qualche modo, attraverso esercizi di purificazione, lavorando nell'astrale, potremmo dire
redimendo in qualche modo l'astrale che è caduto, che in qualche modo si è immerso sempre di più nell'elemento denso, sempre di più nell'elemento fisico amorale, quindi nell'elemento fisico bramoso. E quindi ci sono questo lavoro, questo emendamento che si deve fare sul corpo astrale, il corpo delle passioni, il corpo astrale purificato attraverso la meditazione, attraverso gli esercizi. C'è Steiner che parla proprio di come sia importante, per esempio, la lettura del Vangelo di Giovanni, proprio perché la lettura del Vangelo di Giovanni apre ad una visione del mondo spirituale, ma si spinge ancora più in là e dice proprio che noi dobbiamo tenere dentro di noi il senso proprio del Cristo apocalittico, che sarà il senso di quest'epoca. Quindi l'Apocalisse rappresenta il nuovo Vangelo, la nuova iniziazione, quindi quello che in qualche modo i cristiani veri dovrebbero realizzare in loro. Parla poi di questa parte interiore che noi abbiamo, che è collegata chiaramente al corpo astrale, proprio nel Vangelo di Giovanni di Steiner, parla di questo astrale purificato, di questo astrale che in qualche modo è stato emendato e che rappresenta proprio come Iside e Sofia in grado di ricevere e di essere fecondato dallo Spirito Santo, che manderà poi il Cristo ai discepoli e dirà loro: lì in quel momento comprenderete tutto, tutto quello che è stato il vostro stare con me, la discesa dello Spirito Santo che è collegato all'elemento del pensiero, che è collegato al pensare. Così come il volere è del Padre, il sentire è del Figlio, lo Spirito Santo è la rappresentazione di questo, quindi è l'umanità che deve essere fecondata. Infatti, l'Iside Sofia è proprio la rappresentazione che ci dà Giovanni delle donne che sono sotto la croce e quindi parla. C'era anche la madre di Gesù, ma non la nomina perché in realtà questo è un altro mistero, proprio la rappresentazione lei dell'Iside Sofia, a cui in qualche modo affida Giovanni. Giovanni, questa è tua madre, madre, questo è tuo figlio, come dire, questa è l'azione che si deve compiere, che dovrai compiere. Attraverso l'Iside Sofia il collegamento con lo Spirito Santo che in qualche modo io ho infuso in te. Quindi c'è proprio questa condizione importantissima che viene portata avanti proprio dal Vangelo di Giovanni e tutta la parte collegata alla risurrezione. Il Cristo ha dato i suoi insegnamenti per 40 giorni ai suoi discepoli e anche mangiato con loro, ma ben inteso, non era un mangiare fisico, ma era un'azione celebrativa sacra. Infatti, il sacramento della comunione, che normalmente si fa discendere dall'ultima cena, l'ultima cena c'è questo rito, in realtà il sacramento era un nutrimento sovrasostanziale, quindi non era un nutrimento, non si parla di un cibo fisico, si parla di un'azione, si parla di una transustanziazione, che è quella che avviene, che dovrebbe avvenire nel rito della comunione, una transustanziazione. Lui l'ha data proprio ai discepoli nei 40 giorni. Poi abbiamo il momento straordinario in cui non solo ai suoi più intimi, ma lui addirittura si presentò
davanti a 500 discepoli, a 500 persone che lo seguivano. Tutto questo è scritto nella lettera di San Paolo ai Corinzi. Ciò che è accaduto dopo, perché c'è stata la resurrezione. E questa è una cosa che dobbiamo stamparci all'interno. Ha dato degli insegnamenti importantissimi ai discepoli. Ha detto probabilmente quando vi manderò il Paracleto, quando vi manderò lo Spirito Santo, quando il Padre vi manderà lo Spirito Santo, voi comprenderete tutto quello che è stato il mio stare con voi. Quindi, e dopodiché c'è l'ascensione e di nuovo diciamo, i discepoli si sentono tristi e abbandonati, fino a che arriva questo momento meraviglioso dopo 50 giorni, Pentecoste, della discesa dello Spirito Santo. E il Cristo, nell'ultima cena, nel commiato, che in qualche modo troviamo meraviglioso in Giovanni, dice proprio: siate gioiosi, perché quello che sta accadendo è qualcosa di meraviglioso, di cui dovreste essere perfettamente soddisfatti e felici, perché io vado al Padre e vi preparo un posto e voi siederete con me alla destra del Padre. E ha detto delle parole straordinarie. Quindi noi che in questo momento stiamo attraversando questo momento così intenso di prova per l'umanità, dovremmo tener presente per prima cosa che la morte non esiste e quindi affrontare tutto questo periodo attraverso questa forza che il Cristo ha lasciato all'interno di noi stessi. Perché nel momento in cui il sangue del Cristo è stato preso dalla terra, è accaduto questo, che c'è stata l'eterizzazione quindi della terra, questo sangue che noi abbiamo, che è all'interno di noi stessi, che si eterizza nel momento in cui dal cuore sale verso la testa, in questa circolazione, potremmo dire microcosmica, noi possiamo, attraverso il riconoscimento del Cristo in noi, congiungerci alla circolazione macrocosmica del sangue eterizzato dentro la terra. Quindi nel nostro cuore si può comporre questo momento in cui il nostro sangue, il nostro io terrestre, che contiene il nostro io terrestre, si collega a quello che è invece l'io superiore, che in qualche modo mai si incarna completamente dentro di noi, resta sempre nel mondo spirituale, ma attraverso l'azione del Cristo quello che accade può essere qualcosa di meraviglioso, perché il nostro io terreno può congiungersi all'io macrocosmico. Nel momento in cui questa nostra circolazione del sangue si collega con la circolazione macrocosmica del sangue eterizzato nella terra, in questo momento accade questa trasformazione straordinaria, rappresentata proprio da questa coppa del Graal, dove l'elemento ereditario del sangue rappresentato proprio quasi da questa mezzaluna e sopra l'ostia, che è l'immagine dell'essere solare, che rappresenta proprio l'azione solare del Cristo, la trasformazione e il collegamento, possiamo dire, del nostro io terrestre. Per cui noi, entrando nel mondo spirituale,
Quello che accadrà è che potremo avere il collegamento, il ricordo di ciò che è stato nella nostra condizione terrestre. Quindi avremo questo collegamento, l'io terrestre che si collega all'io cristico, all'io spirituale, al Cristo in noi. Quindi questo grande passaggio importantissimo che i cavalieri del Graal avevano perfettamente compreso, per cui questa coppa del Graal che conteneva il sangue del Cristo, Giuseppe d'Arimatea portò questa coppa in Inghilterra, nella collina del Thorn, in questo luogo che tra l'altro io non pronuncio bene l'inglese, che si chiamava Glainsbury, una cosa del genere, Sì, e Glastonbury. Glainsbury, in questa collina dove lui fondò questo primo tempio collegato al Graal. E fra l'altro, questo momento del passaggio di Giuseppe d'Arimatea e questa fondazione di questo primo luogo è ricordato anche nel testo di Marion Zimmer Bradley, visto dalla parte dei Celti, Le nebbie di Avalon, quando appunto viene fondato questo luogo dove c'erano i cavalieri del Graal, dove c'erano appunto c'era questo tempio importante, dove c'erano i custodi del Graal. E si dice che appunto la coppa del Graal contenente questo sangue eterizzato sia oggi tenuta dagli angeli nella sfera intorno alla terra e che sia in qualche modo tenuta anche da tutti quegli esseri umani che hanno in loro realizzato il collegamento con il Cristo, con i veri cristiani. E parla proprio Steiner di questo anello che si forma fra entità umane, fra anime umane, che avendo realizzato il collegamento con il Cristo, hanno questi corpi eterici rigenerati da Cristo, a formare quindi questo cerchio, irradiando quindi, dando la possibilità di irradiazione allo Spirito Santo verso la terra, perché appunto gli umani che sono sulla terra possano essere irrorati da questa forza, dalla forza fluente, vibrante dello Spirito Santo, attraverso proprio questo anello che è formato anche da esseri umani che hanno accolto il Cristo in loro. Quindi il nostro corpo eterico è stato rivitalizzato, possiamo dire, dal Cristo, in modo che nel mondo spirituale, quando si lascia la parte fisica, il corpo eterico possa in qualche modo restare ancora presente, quindi e non dissolversi, portando una forma completa di dimenticanza, e non dissolversi completamente. Questo è quello che, fra l'altro, è cambiato dal momento in cui c'è stato l'evento del Golgota. Mi rendo conto che questi sono anche concetti molto complicati, che riuscire a dirli in modo semplice è molto difficoltoso. Quindi riuscire in qualche modo a comunicarli anche in breve tempo, perché bisognerebbe appunto fermarsi su vari punti e dare così invece una panoramica d'insieme, certo non è molto semplice, molto facile. Penso che qualcuno avrà sicuramente o sarà rimasto con qualche perplessità. Hai qualche domanda, Stefania?
Allora, intanto, comunque io penso che tu sia riuscita ad esprimere molto bene. È chiaro che, sì, sono argomenti molto complessi e che andrebbero, certo, approfonditi anche in più puntate, ma che poi è quello che cerchiamo di fare noi anche tutte le settimane, anche se questa era proprio dedicata alla tematica della resurrezione della Pasqua. E sono appunto argomenti molto complessi. Noi comunque continuiamo ad approfondire, appunto nella nostra trasmissione settimanale, ma io credo che in questa trasmissione tu sia riuscita a dare dei messaggi molto importanti e molto profondi e anche a giudicare dalle risposte degli ascoltatori, dai commenti che hanno messo, insomma, penso che il tuo discorso sia arrivato molto. Ecco, peraltro c'è questo commento di Anna Paola che è arrivato poco fa, che dice: "Le tue parole meravigliose mi hanno commosso tanto, non avevo mai conosciuto così profondamente queste realtà." E poi abbiamo anche Ritina che dice: "Dovrò riascoltare più volte Densissimo." Eh sì, sono quelle puntate che Sì. non basta una volta sola, bisogna appunto riascoltarle più volte e anche riascoltarle facendo proprio delle pause e interiorizzando quello che è stato detto. Sì, è vero. E fra l'altro, stavo appunto perché mi ero fatto una piccola scaletta, ma poi non so perché alla fine non riesco mai a tenerne conto. E c'è proprio questa condizione che è collegata all'io terrestre e a quello che invece è l'io spirituale più alto, che sono i due alberi che incontriamo nel paradiso, in quanto uno è l'albero della vita e l'altro è appunto l'albero della conoscenza, il famoso albero della conoscenza del bene e del male, no? E viene Adamo escluso quindi dall'albero della vita e con l'azione del Cristo possiamo dire che i due alberi siano diventati uno solo, che ci sia stato proprio l'unificazione, tanto che in alcune sculture e raffigurazioni antiche veniva rappresentato il Cristo in croce, non su una croce, ma proprio su un albero. E quindi è simbolica questa immagine, perché i cristiani antichi, dei primi periodi, sapevano benissimo tutte queste cose. E quindi sapevano benissimo che si sarebbe realizzata proprio l'unione, il collegamento fra quello che era l'io terrestre, che era decaduto attraverso proprio l'azione di Lucifero, con questa redenzione che ha portato il Cristo e quindi il poter riattingere a quello che era l'albero della vita, quindi perché ha risuscitato il nostro fantoma, c'è stata proprio questa condizione importantissima e quindi in quanto il vero io umano, possiamo dire fin dal principio, era congiunto profondamente con il Cristo, quindi è rimasto congiunto profondamente con il Cristo. Quindi il Cristo che risorge è il fantoma umano che risorge, quindi risorge e si redime il fantoma dell'uomo da quello che è proprio quella caduta che si è realizzata. Quindi, fra l'altro c'era un'altra condizione che era collegata proprio all'immagine del Graal, e il Graal era anche sentito in realtà dai cavalieri templari e dai rosicruciani come il luogo di custodia per le copie dell'io del Cristo, che vengono preparate per gli uomini nel mondo spirituale da entità superiori,
secondo la legge dell'economia spirituale. E questa è proprio una frase di Steiner che è tratta dall'economia spirituale, il Cristo, che è un testo appunto di Steiner. Quindi di fatto è chiaro che l'economia, perché si parla di economia spirituale? Perché è chiaro che questo io del Cristo, che in qualche modo può essere dato, deve rispondere ad non può essere dato a tutti, perché devi essere preparato. Lo vedremo quando arriveremo alle coppe dell'ira, che poi la traduzione reale sarebbe un po' le coppe del timore, ma non dell'ira, perché è stata anche una traduzione errata. Timos non significa ira. In realtà è una sostanza talmente raffinata, piena dell'elemento dell'amore, che se presa da persone che stanno in una condizione di oscurità e di densità, ha l'effetto esattamente contrario. Quindi è come dire, non si può dare a tutti, ecco l'economia spirituale. Quindi non è per tutti, perché si deve fare un percorso perché questo possa avvenire. Devo fare un lavoro, devo realizzare una purificazione, devo lavorare su tutta la dimensione astrale, devo lavorare su tutti gli aspetti oscuri, su tutti gli aspetti densi di me stesso. Quindi questa è l'economia spirituale. Infatti si dice sempre, per esempio, una delle frasi più comuni, che il maestro si presenta quando il discepolo è pronto, ma anche perché se il discepolo non è pronto, tu puoi avere la persona più illuminata del mondo, ma non capisco il suo linguaggio, perché è un linguaggio che bisogna in qualche modo comprendere, è proprio qualcosa che mi deve risuonare, che devo riconoscere all'interno di me stessa. E questo era il senso anche della risposta del Cristo quando dice: non bisogna dare le perle ai porci. Quindi non possiamo in qualche modo disperdere chi in qualche modo non riesce nemmeno a riconoscere. Quindi è importante, proprio perché noi siamo stati dotati dell'elemento della libertà. È proprio una scelta dell'essere umano. Ci deve essere quindi questo nostro sforzo, ci deve essere un riconoscimento. Tutto questo accade lì dove si riconosce il Cristo. E nel punto del nostro cuore c'è un punto importante dove il sangue arterioso e venoso si confrontano. Quindi perché è l'organo dell'autocoscienza, l'organo dell'eterico è il cuore, perché è l'organo della misura, della stabilità, del ritmo, c'è un riconoscimento e deve avvenire proprio qui questo riconoscimento. Devo percepire, perché il sangue è una tavola riflettente, quindi lì dove nei miei pensieri, che sviluppano quindi in me delle impressioni, che sviluppano delle percezioni, dalla percezione arrivo ad un concetto, lo porto all'interno, lo sostanzio. Il cuore, diciamo, riflette tutto questo. Come io vedo la luce del sole, in qualche maniera questa esperienza dei sensi passa pure nel sangue, nel mio sangue. Il sangue è una tavola riflettente, il cuore si chiude intorno al sangue, il cuore ascolta, il cuore sente, quindi percepisce lì dove mi sto collegato fortemente al Cristo in me, percepisco il Cristo. È un momento di meditazione profonda, è questo momento del Golgota. Comprendo tutto quello che è accaduto. Pensate che salto fa il nostro sangue. Allora in quel momento c'è un riconoscimento, c'è un
C'è una risposta che avviene nel nostro sangue, è questa la condizione. Non, noi siamo molto distratti da tante cose, non ci rendiamo conto di tutto questo, non vediamo nella nostra realtà organica la legge cosmica che scorre. Non vediamo nella nostra realtà, nel nostro corpo, nella nostra organizzazione il Cristo in noi, perché se abbiamo la stazione verticale lo dobbiamo al Cristo, se abbiamo la possibilità della parola lo dobbiamo al Cristo. Proprio nel Vangelo di Giovanni c'è un momento in cui lui dice: io ci sono sempre stato. E lì c'è scritto tutto. Io non è che sono iniziato adesso con Gesù, io ci sono sempre stato. Ero all'inizio della creazione, quindi sappiamo tutto questo, sappiamo benissimo che si è rappresentato attraverso Yahweh, sappiamo che guidava gli spiriti della forma, quindi i sei Elohim, quindi sappiamo benissimo che dall'unione proprio dei sette Elohim è nato poi la possibilità di dire io all'essere umano attraverso cosa? Attraverso la forza del Cristo, attraverso la Trinità che in lui si esprime. Quindi dovremmo un attimo proprio percepirle a fondo queste cose, non in un modo sognante, perché quello che è accaduto agli apostoli quando è arrivato lo Spirito Santo, c'è stata la discesa dello Spirito Santo, si sono come svegliati da un sonno, improvvisamente, e si sono resi conto di tutto quello che avevano passato e hanno riconosciuto il Cristo. Quindi tutto quello che avevano passato prima con lui e dopo, durante i 40 giorni, quando era stato con loro. Dal momento del Getsemani vengono presi da un sonno portato dalla tristezza, perché erano stati avvertiti che stava accadendo qualcosa, il figlio dell'uomo sarebbe stato consegnato alle guardie, al martirio, quindi lo aveva detto con chiarezza. E loro erano stati in una condizione sognante e attraverso lo Spirito Santo si svegliano. Ma io direi, tutti noi umani siamo in una condizione sognante e dobbiamo svegliarci e quindi in qualche modo preparare proprio il terreno perché lo Spirito Santo possa discendere, perché senza lo Spirito Santo non possiamo assolutamente collegarci al Cristo. È proprio necessario questo collegamento con lo Spirito Santo per potersi collegare al Cristo è fondamentale e quindi noi dormiamo perché in qualche modo altrimenti quello che sta accadendo in questo momento non ci avrebbe avvolto in questa spira malefica di oscurità, di demenza totale, in questa spira terribile dove vediamo delle persone non ragionanti, delle persone appunto che compiono degli atti assurdi, cioè in questi giorni mi è stato raccontato da degli insegnanti che sono ritornati al lavoro, vengono chiusi dentro le classi, dentro le stanze, perché non vaccinati, non inoculati con questo siero. E non possono avere rapporto con nessuno, sono trattati come degli appestati. Cioè queste cose stanno capitando e c'è da chiedersi, qui stanno tutti dormendo, qui è proprio un incantesimo supremo, è qualcosa di incredibile, è proprio questo addormentamento generale e speriamo che questo momento della Pasqua possa trasformare qualche cosa. Ma soprattutto con il nostro impegno, perché è importante che ognuno di noi mediti, che ognuno di noi proprio lavori, studi. E quando Steiner parla di quanto sia importante
Filosofia della libertà. Lui parla quindi dell'iniziazione cristiana, di questi sette momenti, di questi sette passaggi che ci sono nell'iniziazione cristiana, però lui dice a un certo punto: guardate che se studiate, leggete, studiate, elaborate a fondo filosofia della libertà, si può avere questa purificazione dell'elemento astrale. Così, leggendo il Vangelo di Giovanni, così leggendo l'Apocalisse, e dà anche il consiglio di leggere dei pezzi dell'Apocalisse proprio giornalmente, la sera, prima di andare a letto. Queste sono le cose che lui ci ha lasciato. Quindi, che Steiner ci ha lasciato, ci ha dato, fra l'altro, un grande aiuto, perché se adesso c'è un barlume di capacità di pensiero, lo dobbiamo a tutti gli avvisi che ci ha dato Steiner, lo dobbiamo al grande avviso che ci ha dato Giovanni con l'Apocalisse. Bene, ci sei? Eh sì, sì, stavo pensando, sì, che appunto hai citato l'Apocalisse. Noi stiamo facendo insieme a te, nella puntata settimanale, del martedì, un grande percorso sull'Apocalisse. Peraltro abbiamo fatto anche delle puntate di Forme d'onda, l'altra trasmissione che conduco insieme a Rudy Siri, e abbiamo fatto proprio delle puntate sull'Apocalisse, sempre in chiave antroposofica, quindi secondo gli insegnamenti di Steiner, insieme ad Alessandro Benati, che anche lui è un ricercatore antroposofo, e si sono amalgamate molto bene queste puntate, perché io credo che chi ha seguito e sta seguendo ancora tutte le nostre puntate di Una finestra sulla scienza dello spirito insieme a te, sull'Apocalisse, e poi ha ascoltato quello che ci ha detto Alessandro in queste altre puntate che abbiamo fatto, ha potuto proprio integrare molto bene quello che è stato detto, perché è proprio un percorso comune che stiamo facendo, quindi anche con appunto quest'altro ospite che avevamo avuto. Abbiamo affrontato degli argomenti simili, dicendo cose parzialmente diverse, però sempre comunque su questa stessa linea. Quindi si sono, diciamo, intersecate molto bene queste due trasmissioni. E poi, Bene. infine, anche questa che abbiamo fatto questa sera, che è stata veramente una bella puntata. Tu hai detto non è merito mio, ma è merito di Steiner e degli altri grandi maestri che tu hai citato, ma è anche merito tuo, non è solo merito. È chiaro che il grande merito va a loro, però tu sei stata un tramite di questi messaggi e l'hai fatto molto bene, perché hai Molto bene. comunicato, secondo me, molto bene. Senti, io vorrei salutare perché risento di un po' di stanchezza adesso, Sì, anche se è una certo. stanchezza gioiosa, nel senso che ho messo tutto il mio cuore rendendomi conto che comunque è un argomento enorme. Con quello che Rudolf Steiner scrive in Economia spirituale e reincarnazione, che consiglio di leggere alle persone, dice questo: coloro che saranno ispirati dall'Io Cristo, coloro che ne saranno compenetrati, i portatori di una copia del suo Io, i cristiani del futuro, comprenderanno anche dell'altro, comprenderanno ciò che finora è stato compreso solo dagli illuminati, comprenderanno non solo il Cristo che è passato attraverso la morte, ma anche il Cristo dell'Apocalisse,
il Cristo risorto, trionfante, nel fuoco spirituale, il Cristo che è stato preannunciato. Come un fuoco spiritualizzato, il sangue eterizzato del Cristo in futuro si manifesterà sempre di più nell'aura spirituale della terra e come tale verrà percepito dagli uomini, portatori di una copia dell'Io del Cristo. Infatti le copie avranno una naturale forza d'attrazione verso il sangue trasformato e spiritualizzato. Così questi uomini troveranno un accesso del tutto nuovo al Cristo, e cioè al suo futuro aspetto apocalittico, ovvero nella forma nella quale egli condurrà tutti gli uomini alla decisiva lotta contro il male e poi alla nuova Gerusalemme, ovvero al futuro Giove. Bellissimo, direi proprio la giusta conclusione per questa meravigliosa puntata. E allora, ricordiamo ancora una volta che noi non ci saremo, quindi martedì prossimo non ci sarà la trasmissione Una finestra sulla scienza dello spirito, quindi poi comunicheremo quando riprenderemo, se la settimana successiva oppure ancora no, dipende da te Maria Grazia e dal giusto riposo. Sì, è solo un attimo perché veramente in questo momento io vorrei dare molto di più, però sto mettendo tutto il mio cuore in quello che sto facendo e ho bisogno un attimo di stare vicina anche a mio nipote Michele, che in questo periodo ho trascurato, e sento il bisogno di stare un po' vicino a lei, a lui e anche vicino a mia figlia, e quindi vorrei passare qualche giorno con loro. Certo, sì. Quindi appunto la prossima settimana non ci siamo e poi riprenderemo il martedì successivo. E quindi a questo punto una cosa, Stefania, sì. Salutare con una cosa che leggiamo sempre da Piero, che è di Rudolf Steiner, all'inizio delle nostre riunioni, che dedico a te, a Paolo, a tutti voi ascoltatori. Nel segno della croce, circondata di rose, vediamo sentendolo il risveglio dello spirito del mondo dalle profondità dell'anima. Si staccano dalle profondità dell'anima le forze nascoste del mistero, forze che agivano nel principio, forze che devono agire alla fine, forze nelle quali noi pensando siamo, nelle quali noi amando viviamo, nelle quali la devozione respiriamo. Buona resurrezione. Grazie Maria Grazia per quest'ultimo dono che ci hai fatto e grazie veramente per tutto quello che fai e per questa puntata che è stata grazie lunghissima voi. Ma bellissima. E quindi noi concludiamo, a questo punto abbiamo cominciato con Franco Battiato e concludiamo con Franco Battiato con un'altra canzone sempre che è stata scelta da te Maria Grazia e che è Fisiognomica, dove lui dice sostanzialmente che il corpo vive solo una vita, ma in realtà l'eterno non ha avuto inizio, dice proprio. E poi soprattutto questa l'ultimo verso stupendo, e proprio per questo chiudiamo la puntata con questa canzone.
e dice: ma se ti senti male, rivolgiti al Signore. Esatto. Credimi, siamo niente, dei miseri ruscelli senza fonte. E quindi un grande augurio di buona Pasqua a tutti voi e che sia davvero una Pasqua di trasformazione, di rinascita, di resurrezione. Un grande abbraccio a tutti. Grazie a tutti.